a tutti bambini e benvenuti. Oggi è il 23 aprile della Giornata Mondiale del Libro. Io sono Diletta. Io sono Stefania. E io Raluca. E siamo qui per raccontarvi tante belle storie. Siamo in biblioteca, come potete vedere. Ci sono tanti libri intorno a noi e noi ne abbiamo scelti qualcuno appositamente per voi, per farvi entrare all'interno di tante fantastiche e diversissime avventure. Come ad esempio... questo libro qui, un libro che è dispettoso, molto, molto dispettoso. Infatti, è vivo, come sì, tutti i libri. Sì, certo. E questo libro, infatti, si intitola Ehi, questo libro ha appena mangiato il mio cane. Lo vogliamo leggere? Allora, guardate un po'. Bella stava portando il cane a spasso tra le pagine del libro quando succede una cosa stranissima. Guardate, accade qualcosa di molto, molto, molto strano. Il cane sta sparendo e alla fine il cane sparì. E Bella tirava il cordoncino, ma non riusciva a far uscire il cane dalla pagina. E ciao Bella, che succede? Le chiese Ben. Il libro ha appena mangiato il mio cane. E Ben volle indagare. Ma guardate che cosa sta succedendo. Anche Ben sparisce nella piega del libro. E hopla, anche lui non c'è più, rimane solo il suo palloncino. E arrivano subito i soccorsi, SOS cani, ma cosa succederà mai? Guardate, anche questi sparirono e Bella era sempre più disperata, non sapeva come fare. La situazione stava diventando assurda. Bella non ne poteva più. Vedeva entrare tutti, i vigili del fuoco, la polizia, prima ancora il cane, prima ancora il suo amico, tutti. Ma a un certo punto sparì anche lei. Se l'era ingoiata il libro. Burp! E come possiamo fare, bambini? Poco dopo spuntò un biglietto che diceva: caro lettore, sarebbe molto carino da parte tua potessi aiutarmi. Per cortesia, ruota il libro di lato e scuotilo. Bella, per tutti quelli che sono infilati dentro al libro. Vogliamo provare? Scuotiamo benissimo questo libro, scuotiamo. E guardate, sta uscendo fuori, prima l'amico di Bella, poi i vigili del fuoco, poi la polizia. Però aspettate, forse non basta. E infatti Bella dice, agitalo ancora un'ultima volta. E forza, scuotiamolo ancora. E vediamo che cosa succede. Eccoli. Sono ritornati Bella ed è tornata anche il suo cane. E ogni cosa tornò alla normalità. Forse siamo sicuri che è tornato tutto normale? Bah, quasi. Ecco qua. Allora, questo è un gran libro dispettoso, eh? Verissimo. Però ci sono anche altri tipi di libri, Ci sono libri che raccontano storie di chi storie non è ispirato a scriverne. Ad esempio, questo libro ha come protagonista il piccolo Ralph. E le parole a lui proprio non gli vengono quando si tratta di scrivere, nonostante la maestra continui a ripetergli che c'è sempre una storia da raccontare in tutto ciò che ci accade. E vediamo se alla fine anche Ralph riesce a trovare la sua storia. Leggiamolo insieme.
maestra dice sempre: «Le storie sono dappertutto!» Infatti i miei compagni di classe le trovano proprio ovunque. Allora, la mamma ha corso velocissimo e ha raggiunto il camioncino dei gelati. Mi sono lanciata in corridoio con le mutande in testa. Evviva! Storie, storie, storie! La maestra è tutta orgogliosa. Dopo ho nascosto le caramelle di Halloween nel mio letto. Il dentista si è dimenticato di darmi lo spazzolino. Però io, Ralph, ogni giorno, all'ora di scrittura, mi concentro. Fisso il foglio, poi il soffitto, ma non riesco a inventare niente di niente. La nonna mi ha dato una tazzina di caffè e ha sussurrato: «Non dirlo alla mamma!» Così cerco altre cose da fare. Ad esempio, durante l'ora di scrittura vado a bere. Poi vago per i corridoi dicendo alla maestra che devo andare in bagno, maestra, mi scappa la pipì. E anzi, mi spingo oltre. Provo proprio di tutto. Posso aiutare in mensa, maestra? Per favore, per favore, per favore. Un giorno, dopo che la maestra mi rispedisce al banco, prego Daisy, la mia compagna, di aiutarmi. Non riesco a scrivere una storia perché non mi succede mai niente. Ma scherzi, dice lei. Io ho inventato una montagna di racconti su di te. Su di me? Pensa Ralph. Inizia a tirare fuori dei fogli dallo zaino. Guarda questo. Ti ricordi quando ti ho spazzolato i capelli? E quest'altro, hai presente quando hai buttato per terra tutti i pastelli? Ah, e poi c'è la volta che ti sei colorato le unghie di nero con il pennarello. Immaginatevi la maestra quando ha visto che Ralph si era colorato tutte le unghie di nero e per giunta con il pennarello indelebile. Poi Daisy graffetta tutte le sue storie insieme, clic clic, e esclama: «Questo libro ha già 13 pagine, 13 pagine con tutte le tue storie, tutto quello che ti succede, Ralph. Sei proprio sicuro che non hai niente, proprio niente da raccontare? Ma andiamo, ma guardati un po' intorno, la maestra ha ragione, le storie sono proprio dappertutto!» Allora io le cerco fuori dalla finestra, le cerco nell'acquario, le cerco sotto il banco. «Perché ci tieni i calzini sotto il banco?» dice Daisy. «Oh, fatti fatti tuoi!» E quando la maestra è distratta, guardo anche per terra per vedere se qualche parola la trovo. Ma niente. Nessuna storia. Mentre tutti gli altri bimbi, invece, orgogliosi, mostrano quello che hanno scritto alla maestra. Stare sdraiato sotto al banco mi fa venire in mente quando mi sono steso sull'erba al parco. Chiudo gli occhi e immagino di essere sul prato, come quella volta che un bruco mi è strisciato sul ginocchio. Avevo il sole in faccia, ho preso il bruco e ho strizzato gli occhi per osservarlo da vicino. Proprio in quel momento arriva la maestra. «Di che cosa parla la tua storia, Ralph?» mi chiede. Apro gli occhi. «Ho trovato un bruco.» «Meraviglioso!» dice lei. «Non vedo l'ora di leggere cosa hai scritto.» «Ma non ce l'ho una storia!» Mi siedo, cercando di scrivere del bruco, ma mi blocco subito. «Sai qualche storia sui bruchi?» chiedo a Daisy. Lei alza gli occhi al cielo e continua a scrivere la sua, giustamente. Poi la maestra ci chiama. «Scrittori, venite sul tappeto! È ora di leggere!» «Ralph, perché non cominci tu?» mi domanda la maestra, incuriosita probabilmente dalla storia del bruco. Io fingo di aver perso il foglio. «Ehi, Ralph sta barando! C'è seduto sopra!» Le mie compagne di classe sono proprio antipatiche, spione.
attraverso tutto il tappeto e ci metto un bel po' di tempo. Cerco il coraggio. Tengo il foglio stretto al petto, così non lo vede nessuno. Ero al parco, dico. Un bruco mi è salito sul ginocchio. Tutti zitti. Il mio cuore faceva pom, 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 pom. Poi guardo Daisy. Wow! Sul serio? Era viscido? L'hai portato a casa? E dopo anche tutti gli altri hanno iniziato a farmi delle domande. La tua mamma te l'ha lasciato tenere? L'hai toccato? Era un cucciolo? Ti ha fatto il solletico? Come l'hai chiamato? Era una femmina? Aspettate, aspettate un attimo, penso. È successo davvero qualcosa con quel bruco. E mi ricordo. Lo raccolgo e decido di chiamarlo Nick. Gli costruisco una casa, ma lui piano piano va via. Allora lo seguo. E così non mi accorgo che qualcuno sta seguendo me. All'improvviso, questo qualcuno, che è un bambino pazzo e traballante, raccoglie Nick e lo infila nel pannolino. Cerco di restare calmo. Vieni qui, piccolino, gli dico molto gentile. Dai il bruco a Ralphie. Ma non funziona. È giunta la fine per Nick? Ma poi vedo che Nick sta scappando. Striscia su per la pancia del bimbo. In un lampo salvo Nick e corro via. Il bambino piange. Ma io ho passato tutto il mio pomeriggio insieme al mio nuovo amico a giocherellare. Fine. Ma è una storia bellissima, Ralph! Evviva, bravo! Meraviglioso, dice la maestra. Tutti applaudono e mi fanno i complimenti. Ralph, facci vedere il disegno, dice qualcuno. Non mi vergogno più. Allora mostro quello che ho scritto sulla pagina. Il mio nome e che ero al parco. Tutto il resto l'ho inventato. Ma io ci ho pensato e come per magia le parole sono venute, una dietro l'altra. Tutto questo è successo l'anno scorso. Quest'anno invece ho scritto un sacco di storie e ho scoperto che sono proprio dappertutto. Però le storie che ho scritto sono più di 100 e mi sa che non ce la faccio a spillarle tutte insieme. Allora, bambini, questa è un'altra storia che racconta di un libro un po' dispettoso che fa inciampare una bambina nelle parole. Non so se a voi vi succede mai. Allora, lei è Madeleine. Non mi piace leggere né libri né giornali. E nemmeno l'elenco dei gusti sul furgoncino dei gelati. Soprattutto non mi piace leggere ad alta voce. Prova di nuovo, Madeleine, dice la maestra. Ma a volte non riesco a pronunciare le parole. A volte le frasi rimangono appiccicate al mio palato come caramello. A volte gli altri ridacchiano quando sbaglio. Non ho mai ricevuto uno sticker a forma di stella dalla maestra e neanche quello con lo smile. Invece ricevo sempre un cuore. Un cuore su cui è scritto prova di nuovo. Ho avuto moltissimi sticker a forma di cuore, ma io voglio la stella. Le stelle sono fatte per chi legge bene, per chi capisce le parole, per chi le pronuncia correttamente ad alta voce. Ma io so che servono anche a qualcos'altro. Guardando le stelle si esprimono i desideri. Io desidero una stella tutta mia. Credo che i desideri ci mettano un po' a realizzarsi, perché lunedì non ricevo la mia stella e neanche martedì. Prova ancora, mi dice la maestra mercoledì. Giovedì non riesco a leggere il nome della rana. È Samuel. Prova a cavarmela abbreviandolo in Sam, ma così non vale. Venerdì le cose non migliorano. Sabato
la mamma mi porta in biblioteca. Ciao Madeleine, mi saluta la signora Dimple. E la bibliotecaria. Non mi piace leggere, le ricordo in caso lo abbia dimenticato. Oh, lo so, dice, ma oggi abbiamo qualcosa di speciale che forse ti piacerà. Madeleine, ti piacerebbe leggere un libro a un cane? La signora Dimple mi accompagna davanti a un grande cane bianco. Questo è Bonnie. Perché non prendi un libro e le leggi qualcosa? Le piace molto ascoltare. Bonnie è stupenda, sembra un grosso, candido orso polare. Vuoi provare? Mi chiede la mamma. Va bene, rispondo a bassa voce. All'inizio sono nervosa. Le lettere danzano sulla pagina e si mescolano. Non riesco a pronunciare bene una parola. Ma quando guardo Bonnie e lei mi restituisce lo sguardo, non ridacchia. Prendo coraggio e ci riprovo. A metà frase inciampo in un'altra parola. A Bonnie non importa. Posa le zampe sul mio grembo e si lascia accarezzare finché non riesco a leggerla nel modo giusto. Da quel giorno Bonnie e io leggiamo insieme ogni sabato. Leggere è divertente quando non hai il timore di sbagliare. Bonnie mi ha insegnato che va bene andare piano, fermarsi e riprovare, proprio come è scritto sugli sticker. Non ho ancora ricevuto la mia stella, ma so essere paziente, come Bonnie. Tra pochi giorni dovrò di nuovo leggere in classe. Vado in biblioteca, ma Bonnie non c'è nemmeno la signora Dimple. Vuoi aspettare che si liberi un altro cane? Mi chiede l'altra bibliotecaria. No, grazie, dico cercando di essere educata. Non preoccuparti, Bonnie tornerà presto, mi rassicura la mamma. Ma come farò a scuola? Le chiedo. Quando leggi, immagina di avere davanti Bonnie, mi risponde, e andrà tutto bene. Lunedì mattina sono molto agitata. Madeleine, tocca a te. Vuoi iniziare a leggere? Mi chiede la maestra. Va bene, risponde a voce bassa e incerta. La prima frase scivola via liscia, ma ecco che incespico in una parola e poi in un'altra sento qualche risatina. Penso a Bonnie, prendo un bel respiro e immagino che lei sia lì accanto a me. Riprendo a leggere e a un certo punto mi rendo conto di essere alla fine della pagina. Guardo la maestra e vedo che sorride. Ce l'ho fatta! Ho avuto la mia stella! Sabato andiamo in biblioteca. La signora Dimple è tornata. Ho ricevuto la stella, dico, e voglio darla a Bonnie. Ben fatto, Madeleine, dice la signora Dimple e aggiunge: anche Bonnie ha una sorpresa per te. Madeleine, ti piacerebbe leggere qualcosa a Bonnie? E ai suoi cuccioli? Va bene, dico forte e chiaro. Bene bambini, queste che avete appena ascoltato sono solo alcune delle storie che si possono trovare qua in biblioteca. Come diceva la maestra di Ralph, le storie sono davvero dappertutto. Si possono trovare anche in cielo. Possono essere storie che vengono dalle nuvole, anzi, storie di nuvole. Non so se conoscete la nuvola Olga, ma qui in biblioteca abbiamo tantissime avventure, vecchie e nuove, come questa, la nuvola Olga va in vacanza. E poi ci sono collanine per tutti i gusti e di tutti i tipi, con le scritte in stampato maiuscolo o ancora le scritte in corsivo. Ci sono libri di poesie e filastrocche come questo o libri dove si parla di musica e la si può anche ascoltare. Oppure ancora? Oppure abbiamo anche un'altra bellissima collanina che ci fa scoprire i segreti dell'ortografia,
così da non sbagliare più alcune piccole cose che di solito ci sfuggono. E per quanto riguarda i libri dispettosi, ad esempio, noi conosciamo molto bene il nostro Cappuccetto Rosso, in cui il Cappuccetto Rosso è una bambina che va dalla nonna e viene mangiata dal lupo. Invece noi abbiamo un'alternativa, il nostro Cappuccetto Zozzo, in cui il Cappuccetto Zozzo per l'appunto è una bambina a cui piace rotolarsi nelle pozzanghere e addirittura da come puzza viene allontanata anche dal lupo, che non la mangerà, giustamente. Eh no, se puzza, non è per niente pericolosa. Quindi, se volete delle storie divertenti, delle fiabe un po' diverse, abbiamo anche queste belle storie, ma abbiamo anche delle altre storie come queste, il soldatino di stagno, in questa versione, oppure in questa ancora più bella ed illustrata, guardate. Quindi, abbiamo anche storie, tra l'altro, in altre lingue, sì. Come ad esempio questa. Che vi sta mostrando Raluca, sì. Che è di Beatrice Alemagna ed è Un leone a Parigi. In questo caso in francese. E ne abbiamo tanti altri illustrati in tutte le lingue un po' delle comunità che ci stanno a Prato, come cinese, albanese, rumeno, portoghese, eccetera. Quindi se insomma volete scoprire anche la nostra collezione delle lingue che parlate abitualmente a casa, venite a trovarci. Vi aspettiamo, bambini. Ciao. Un grande abbraccio. Ciao. Ciao. La mamma. La mattina, la mamma. Aspetta. Si rifate la obbedientemente. Azione storica. Una bettola. Lui mi riconobbe. Sono una scimmia antropomorfa. Qua. Scotch.